la tua, diciamo, la tua organizzazione ecclesiale non ha rispetto nei tuoi confronti, ma noi come miseri mortali siamo qua e ti rispettiamo perché giustamente ci crediamo e crediamo in te e tutto quello che tu hai fatto. Infatti ti comunichiamo, già sicuramente lo saprai, che la statua è già completa e stiamo aspettando solo che o il comune o il signor, come si chiama, quello che è qua sotto, ci daranno la corrente, metteremo la statua attrezzata regolarmente con telecamere, con le luci attorno alla chiesa. E noi, siccome crediamo in Antonio, ogni anno noi siamo devoti e Devoti. verremo sempre qua, fino a quando avremo vita, verremo sempre a Fino a quando ce la trovarti. facemmo. Fino a quando ce la Fino a quando facciamo. Vostro Eterno ci Per permette, perché questa festa siamo tutti nel vergine tempo di Vostro Eterno. di Peppino Questo, Corsico. No, Antonio. è da 9 anni che noi veniamo, cioè, Qui. che noi veniamo qui Qui. ogni anno e quasi con questo spirito eroico che qualcuno prova anche attrazione, di questo diamo testimonianza qua con i nostri nuovi amici che sono venuti quest'anno, tipo Rosalia, Nella Io Labruna, sono già Salvatore Pignato, Sebastiano Basile, Giuseppe Vittorio Aprile, che qua c'è un interesse nel disinteresse generale, ma il disinteresse è verso tutto. L'indifferenza nei tempi attuali è verso ogni valore, è che si responsabilizza qualcuno in qualche cosa e a lui si trasferisce ogni responsabilità. Attualmente accade in ogni cosa, mentre noi testardamente pensiamo di essere responsabili in questo, in altro, in cose personali, in cose sociali. Poi oltretutto il messaggio moderno, positivo di questo beato che per 38 anni vive qui, si fa qua da Santa Venera d'Aula a qui che era vicina alla sede della vecchia chiesa di Santa Venera, si fa perché lui qui era devoto a San Giacomo, accendeva la candela a San Giacomo, capisci, no? E per 38 anni poi andò a finire a Noto, come usavasi allora, che allora si davano gli schiavi in dote a chi aveva figlie che si sposava e davano animali e schiavi perché erano considerati a quello stesso livello, sia, e facevano parte della dote. Andò a finire a Noto e lì diede ottimi esempi, anzitempo, del cosa significava volontariato nel 1500. Voi immaginate uno che fa servizio nelle carceri, servizio nei confronti degli ammalati, servizio che andava ad aiutarli, una cosa di una stupenda, Modernità. fra l'altro nero, quindi accolto, liberato a Noto, no? Sì. Pur essendo nero, quindi la... Cioè, comunque non liberato perché anche qua il padrone l'aveva lasciato libero di fare tutto ciò che era. No, liberato nel senso non era più Non schiavo. era più schiavo. Sì, ma neanche qua lo consideravano schiavo. Il fatto, la differenza è solo che lui riusciva, mentre là poi ha fatto l'eremita con tutta la sua benevolenza, qua invece lui la faceva rubando al padrone. L'unica cosa che è rimasta impressa nella mente, almeno anche nel Monsignor Quartella che ha scritto il libro, era il fatto che lui rubava al padrone per dare i covi. E infatti la maggior parte delle cose, così come avviene anche nel nostro territorio, la prima cosa che riescono a fare è fare denunce anonime, come si usa adesso, per accusare. Comunque, una cosa Per che possiamo... accusare il danno degli altri, invece lui ci dice lasciate stare, da quando c'è lui la mia produzione è aumentata del 4%, anche se ne frega uno, per darle ai poveri per me va bene lo stesso. Possiamo anticipare che a proposito della sua esperienza di eremita a Noto, che il nostro amico eremita Ugo Vandorne, fra Ugo Vandorne, che tanto tempo è stato dalle nostre parti, si sta occupando di questa questa figura di Beato Antonio Etiope. Comunque, la prossima volta, 14 marzo, in qualsiasi giorno della settimana, noi sempre siamo qui, dalle 3 alle 5, 5 e mezza, questo è... Va bene, È tempo di passate fare lo parola. Tu strada. vuoi Sarà dire... il 2020. No, 2020. sì, lo prossimo anno. Dice, mamma, perché...
botte. Sì, sì. Prossimo anno. Cane, fa male. Sì, a proposito, c'è la presenza di noi che coniughiamo, cammini, hobby. Noi siamo, facciamo parte qua, questi miei amici sono del Vespa Club, a proposito che condividono anche. Io l'ho molto scritto, il cappello, ecco. Vespa Club, Vespa Club Avola, va bene. E dicono, suggeriscono, dice, quando ci troveremo a passare con le vespe ci fermeremo, faremo una sosta di attenzione, preghiera, riflessione, meditazione, come si vuole chiamare. Ecco. Come ognuno lo vuole chiamare. Grazie di questa proposta, bravo, bravo Vittorio. E vabbè, ora non è Daniele. Ciao. Ciao. Fermavo, va bene.